Salve a tutti ragazzi, io sono Otaku Kasu sul tubo e oggi siamo in una nuova recensione manga. In questo video parleremo del manga volume unico di J-Pop, ossia My Broken Mariko. Ma prima di iniziare col video vi ricordo come sempre di lasciare like al video se il video vi piace, di iscrivervi al canale se siete interessati a novità sul mondo anime e manga, di attivare la campanellina delle notifiche per non perdere nessun nuovo video e di condividere il video con chiunque, perché mi aiuta se condividete il video, quindi per favore fatelo. Questo manga è un seinen. Penso, almeno penso, io l'ho letto, lo considero seinen, quindi penso sia un seinen. Mi è sembrato un seinen, poi non lo so. Ed è un manga che è deprimentissimo, è molto deprimente. Sì, l'ho letto molto in fretta perché si legge velocemente, però è un manga che deprime veramente tanto questo. Molto deprimente in sintesi. E di cosa parla? Beh, parla di questa ragazza, che sarebbe lei, che al telegiornale, insomma, mentre sta pranzando, vede la notizia che la sua amica, la sua migliore amica, e forse anche unica amica, non sappiamo proprio ogni minimo dettaglio dei personaggi in questo manga, il che è, ma va bene così, è morta comunque, la sua migliore amica è morta. Quindi lei, diciamo che inizia ad andare in una crisi e scappa da dove vive, con le ceneri della sua amica e tutto quanto. Cioè, è un pochino incasinato da spiegare. Ed è una storia semplicemente molto triste, che poi si viene anche a scoprire la vita che faceva la sua migliore amica, che il padre mi abusava fisicamente, la picchiava proprio. Insomma, non è una storia un po' per tutti. Diciamo, questa è molto triste come storia, come ho appena detto, è molto deprimente. Cioè, sta storia è veramente deprimente, cioè, è tristissima. Ripeto, si legge molto velocemente, però è veramente deprimente. Cioè, se quando vedi la vita che aveva questa ragazza, proprio ti deprimi un po' anche te, lettore, insomma. Comunque, come possiamo. Comunque, adesso parlando un attimo di altre cose, che no, oltre alla trama e tutto quanto, guardiamo un attimo la copertina, che è una copertina disegnata veramente bene. Non so se rende in video, ma è disegnata da Dio, anche se l'art style del manga è completamente diverso. E poi sul retro è tutto blu con una piccola immagine, non so se riesce a vedere l'immagine che c'è sullo sfondo, e due immagini del manga e la trama, nulla di che. Guardando i disegni, abbiamo la prima tavola, che è bellissima, che ha colori, stupenda come tavola. E i disegni sono molto curati, sono uno stile piuttosto unico, diciamo. Non so se. Ecco, sono piuttosto unici, come è uno stile di disegno piuttosto unico, che non si vede molto spesso. Cioè, sono disegni veramente belli, essenzialmente. L'edizione J-Pop, poi a me piace un sacco questa edizione J-Pop, che proprio è più ruvida, diciamo, invece di più plasticosa, non so come definirle di solito le edizioni normali J-Pop. E sì, comunque, tornando un attimo al discorso della storia, è molto deprimente perché poi questa ragazza, con le ceneri della sua amica, parte in un viaggio e finisce vicino al mare, dove poi si perde, gli rubano i soldi, insomma, non se la passa molto bene. A un certo punto pensa anche proprio di suicidarsi lei. Cioè, è veramente triste come manga, e diciamo che fa riflettere un po'. Un manga che però mi è piaciuto veramente tanto, per quanto si legga in fretta, e sì. Non c'è molto da dire su questo manga perché è una lettura molto veloce, che ti scorre molto velocemente la lettura, e le cose, e ci sono queste cose qui da dire, non è che ci sia molto altro da dire. Comunque è un manga veramente bello, che è molto consigliato, ed è un volume unico, non so se l'ho detto. Volume unico, che è veramente bellissimo. Non è. Non, farci una recensione non è che rende molto, perché andrebbe proprio letto questo manga per capire, proprio per capire che genere di manga è, che non può essere espresso a parole, ecco. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto, molto corto, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!